Eccoci, se siete qua è perché sicuramente vi piace il camper, ma molto probabilmente vi piace anche il cinema. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. E cosa ci sarebbe di meglio di avere sia il cinema che il camper assieme? Se vi piacerebbe avere il cinema in camper, seguite questo video fino alla fine, vi faccio vedere come poterlo fare con pochissimi soldi. A noi non piace la televisione, per cui in camper non abbiamo mai avuto la televisione. I camper che avevano la televisione già montata non la usavamo mai. La televisione cerchiamo di non utilizzarla quando siamo in giro, ma piuttosto dedichiamo il tempo ad altre attività. Però non nascondiamo che effettivamente ogni tanto, quando si è stanchi, magari la sera o quando fuori piove, sarebbe bello potersi vedere un bel film. Comprare una televisione grossa nel camper è un ingombro, uno spazio sprecato. Ed è un costo, perché le televisioni a 12 volte comunque costano. Per cui abbiamo avuto l'idea di fare un mini cinema nel camper. Per poter fare questa cosa mi sono un po' informato e non è così facile trovare proiettori che possono essere alimentati direttamente a 12 volte. La maggior parte dei proiettori in commercio hanno l'alimentatore già interno, per cui hanno fuori solo il filo per essere attaccati a 220 volt. A noi serve invece un proiettore con il suo alimentatore che esce a 12 volt, così almeno possiamo alimentarlo direttamente con la batteria del camper senza il bisogno di avere inverter o di avere dei trasformatori. Ho fatto un po' di ricerche e alla fine ho trovato questo proiettore, ve lo faccio vedere. Questo è il proiettore. Il proiettore, a dispetto della sua scatola, è veramente piccolissimo. È minuscolo, è veramente piccolo. A noi quello che importa è l'alimentazione a 12 volt e l'uscita cuffie, dove noi andremo ad attaccare la cassa. Poi volendo all'USB per poter metterci film, quindi li mettiamo nella penna USB e un HDMI se volessimo collegarci, una sorgente HDMI. E posteriormente anche un ingresso a 5 volt da 2 A. E come consumi consuma pochissimo, consuma 2,5 A l'ora, per cui è anche basso consumo. Inoltre nella scatola vediamo il cavo HDMI, ovviamente l'alimentatore dove noi andremo a prendere lo spinotto. Noi non usiamo l'alimentatore, ma useremo lo spinotto a cui attaccheremo la presa dell'accendisigari. E vi danno anche il telecomando. Vi lascio sotto in descrizione il link per poterlo acquistare. Non è uno dei migliori proiettori in commercio, però a parte che costa poco, fa benissimo il suo lavoro per quello che costa, ma soprattutto è alimentato a 12 volt, che è quello che serve a noi. Poi servono i mammut per collegare i fili, perché verrà tagliato per avere lo spinotto, altrimenti l'alternativa è comprarsi uno spinotto con un pezzo di filo o trovare uno spinotto uguale col pezzo di filo da poter mettere sull'accendisigari. Poi serve un attacco da accendisigari e io ce l'avevo già, per cui non l'ho dovuto acquistare, però vi lascio comunque sotto in descrizione l'attacco per l'accendisigari. Poi serve una cassa, perché il proiettore è dotato già di una sua cassa, però fa veramente cagarissimo, bisogna dotarsi di una cassa esterna. Ho acquistato questa, secondo me è un ottimo compromesso fra costo e prestazioni, portabilità, peso e durata della batteria, che ha l'ingresso però anche per un ingresso da 3,5 pollici che useremo per collegarlo al proiettore, in modo da avere un audio decisamente più buono. Poi vi serve il cavo per collegarle, quindi vi serve un cavo che alle due estremità abbia il jack da 3,5 pollici. Classico jack come quello delle cuffie, sia da una parte che dall'altra. Da una parte la colleghiamo al proiettore e dall'altra ovviamente alla cassa Bluetooth e ovviamente uno schermo per poter proiettare. Io ho scelto questo schermo che vi faccio vedere, è uno schermo che costa pochissimo, si può rotolare, per cui quando non lo utilizzate si arrotola e lo potete mettere nella panca della dinette. Se non volete metterlo dentro la dinette, lo schermo, io ho trovato questa soluzione. Lo metto sotto al letto a castello e lo attacco con questi velcri, così rimane in un posto dove non si vede, non dà fastidio e non occupa spazio nella panca. E tutto questo è una cifra irrisoria. In tutto ho speso circa un centinaio di euro, che è veramente pochissimo per avere un cinema nel camper. Adesso vi faccio vedere un po' come assemblare tutto. Andiamo. Avevo registrato il video mentre tagliavo il filo e lo mettevo nel mammut, ma l'ho perso. Ma è molto semplice, basta spellare i fili e collegarli da una parte e dall'altra. Fate solamente caso, ovviamente, a qual è il più. Questo è lo spinotto che va al proiettore e l'ho messo con il mammut al filo dell'accendisigari, da attaccare ovviamente alla presa dell'accendisigari del camper.
Se non volete usare il mammut, potete collegarli ovviamente o saldarli o attaccarli con nastro, ma ve lo sconsiglio perché comunque sono 2,5 A, non sono tanti, ma non sono nemmeno pochissimi, per cui è meglio non rischiare di fare degli incendi. O lo attaccate con il mammut o li attaccate saldandoli. Se non volete sacrificare il filo che vi danno in dotazione col trasformatore, potete trovare un filo, se trovate un filo di un vecchio trasformatore o uno spinotto della stessa misura, potete usare quello e non tagliate quello lì. Io ho usato la soluzione del mammut perché almeno se dovessi usare il proiettore a casa non faccio altro che staccare i due fili dell'accendisegari e attaccare sui fili originali. Un'altra cosa, se non volete usare la chiavetta USB, oppure se volete usare la chiavetta USB e avere anche altre comodità come Netflix, Amazon Video, eccetera, potete usare questa Fire TV Stick di Amazon HDMI. Questa è una specie di chiavetta HDMI di Amazon. Potete con questa accedere a Netflix, Amazon Video, eccetera, eccetera, usando l'interfaccia di Amazon. Quindi con il suo telecomando, i comandi vocali, tutto come fosse Alexa, diciamo, da casa, collegata al proiettore. Vi lascio il link in descrizione anche di questa. Il proiettore lo andrò a posizionare qua e proietterò di fronte, quindi qua lo schermo lo appendo su e lo tiro giù così. Quindi proiettore qua, schermo qua. Per attaccare lo schermo ai mobili uso questi due ganci, che sono due semplici ganci. Vi metto il link anche di questi in descrizione. I ganci vado a metterli qua sopra. Qua sopra c'è uno spazio, un intercapedine, chiamiamolo così, uno spazio che serve per far circolare l'aria dentro il mobile in modo che non si formi la condensa. Userò questo spazio per metterci il gancio, molto semplicemente così. Così ho un gancio per potermi agganciare con lo schermo. Per poter agganciare lo schermo ai mobili, prima fisso i ganci sullo schermo, poi prendo ganci e schermo e li attacco al mobile. Ci vuole veramente un secondo. Poi apro il velcro e srotolo lo schermo. Il velcro lo metto dietro e lo schermo è pronto. Va inserito il jack da 3,5 nella presa della cuffia della cassa e l'altro capo ovviamente al proiettore nella presa delle cuffie. La presa dell'accendisigari io ce l'ho lì perché questo qua era in origine il vano dedicato alla TV, per cui ho già una presa dell'accendisigari, quindi non ho problemi di surriscaldamento del cavo. Fate attenzione anche voi. Di solito c'è scritto davanti o dietro alla presa l'amperaggio massimo che può sopportare la presa. State attenti, magari fateci caso, fate magari una prova di 5 minuti, togliete la presa e sentite se è calda, perché non deve scaldarsi. Se vedete che si surriscalda troppo, dovete cambiare la presa o i fili o entrambi per evitare il rischio di cortocircuiti, di sciogliere i fili o peggio ancora di creare dei principi di incendio. Non sono tanti, 2,5 A, però non sono neanche pochissimi da sottovalutarli. E l'altro capo ovviamente va al proiettore ed è tutto pronto per iniziare. Ecco, come avete visto, il risultato è ottimo, i bambini sono entusiasti, ma anche a noi piace tantissimo. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo, iscrivetevi al canale e abilitate la campanella per essere informati quando faremo dei video nuovi. Se avete delle domande, dei suggerimenti o dei commenti scrivete sotto che rispondiamo a tutti. Grazie e alla prossima!